Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Noi buongiorno, come vi dicevo, ora faccio la torta di banane, precedentemente ho fatto torta di mele, quindi il bimbi non l'ho lavato perché sto facendo due torte nello stesso tempo. Andiamo a mettere 3 uova. Una. Si spaccano facilmente. Ho notato. Stondata di uova non mi piace. Poi. Troppo delicate. Allora. 3 uova. Un pizzico di sale. E le facciamo andare un pochino alla velocità 4. Ora piano piano andiamo a mettere 200 g di zucchero. Penso io al mio tesoro, devo fare il video. Adesso lasciamo andare un attimino, prepariamo 50 g di farina. Adesso andiamo a mettere yogurt scelta, 125 grammi, questo 150. Io metto questo alla fragola. E manca il nostro lievito. Adesso spegnere qua. Il nostro impasto è pronto. Andiamo un attimo sul fornello. Prendiamo una pentola. Ok. Mi accendi un attimo il gas. Voglio mettere un attimo sto muro prima di riprendere il video.
Allora, ripeto il gas. Accendiamo che si scioglie il burro. Adagio adagio. Mettiti di qua che così io riesco a... Gli mettiamo dentro 250 grammi di zucchero. Sì, amore, vai di là, faglielo vedere a Eric che non sono capace io. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Io calcolo all'incirca un cucchiaio 20 grammi, ok? Per non sbagliare. Adesso giriamo, giriamo fin quando caramellizza, ok? Nel frattempo, carta forno con pasto per la stessa cosa della torta di mele, cominciamo a imburrarcelo. Come le stiamo facendo caramellizzate, per evitare che si vadano ad attaccare, dobbiamo mettergli un foglio di carta forno sotto, eh? Lascialo andare, non si sta ancora. Se faccio veloce, non si attacca. Allora. Quattro lo smettiamo. Vediamo. Arrivo, arrivo. Ok. Mescolo, bravissimo. Allora, abbiamo quasi finito, eh? Adesso si deve scurire qua. Grammi erano, eh? Non so se erano adesso. Sto iniziando a scollarsi. Vedete, io devo consumare veramente le mie banane, sono belline dentro, eh? Però preferirei consumarle prima che non diventano più troppo belle. Allora, sulla base le banane. Thank you.
sembra una schiuma. Deve diventare dorata. Perché c'era scritto pranzo? Tre banane dovrebbero bastare per coprire il fondo, eh? Che appetito fare le torte. È fatto. Sì, la parte sotto. Ok, allora adesso cominciamo a spegnere. Adesso c'è un buon profumo però. Mettiamo questo sulle nostre banane. Quella sarà buona questa. Ora possiamo, brucia spedizione, mio padre ha fatto subito le mani, mettere sopra il nostro composto. Sapete che vi dico, di solito si può mettere anche la granella di nocciole piuttosto che la granella bucher, non so, di quello che vi piace di più. Io volevo vedere... No... Qualcosa? Cioccolato. Le sfoglie di cioccolato. Prova. No, no. Lasciamo la originale stavolta. La prossima volta la faremo anche con le granelle del cioccolato. Potete mettere le granelle di nocciole appunto sotto prima di metterle in pasto. Oppure potreste mettere anche la granella del cocco, che viene molto buona col cocco e la banana. Mamma, è la capischia! Oh, stai qui con me, dai. Ma non... Vai! Ok? Giusto! È la capischia, Eli! Va bene. Sì. Va bene. Allora, ultimo tocco. Io, perché mi piace abbondare. Voi, se lo volete, vi mettiamo qua la banana stavolta, così pronta banana, pronta tutta. No, moglie, questa è tutta pronta. No, c'è nata qui, lo dobbiamo ancora fare. Adesso la dobbiamo cucinare. È normale che si spacca, amore, sono banane, eh. Hai mai visto una banana che ti resta integra? Ma a me piace. Ma mi piace. Quando le tagli così, poi sono belle mature. Ma a me piace quello. Sì, lo so che ti piace. Adesso la facciamo cucinare e poi te la do. Questo? Ecco qua, quindi in totale io ho usato 5 banane. Quella non mi serve più. Le mani. Dominique, le manine no dentro. Ecco qua. Adesso questa. Appena
appena arrivo la temperatura 30, ma ci siamo, dai. Va messa a 180 gradi per 30 minuti. Io con quella di mele che è dentro era 50 minuti, quindi ho cercato di fare in modo di assemblare bene. Ok. Una regola sarebbe buona non aprire mai il forno mentre una torta è dentro, però vabbè, noi in questo caso facciamo due torte, quindi approfittiamo un momentino ad aprire per mettere dentro le... la torta. Domi, spostati un attimo adesso. Inforniamo. Ma che caldo. Via. 30 minuti, 180 gradi, la torta di banane. E invece quella che stavamo già facendo di bere, che vedete il video, che ce n'è un altro di video vicino a questo, appunto, con la torta di mele, erano 50 minuti. Quindi tra 30 minuti, presto poco, abbiamo due torte sfondate. A dopo. Dunque, torta di banane pronta. Ho fatto la prova dello stecchino. La torta di mele è pronta. Di banane. Sappiamo essere torta caramellata. Quindi non aspettiamo assolutamente che si vada a raffreddare, se no non si staccherà mai dal foglio di carta che abbiamo messo sotto il piatto e andiamo a girarla. Sembra piscinino, certo. Allora, c'è il caramello. Certo. È troppo piccola il piatto. Sì, il piatto è un pochino piccolino, ma non ce ne può fregare. Una torta è pronta, sì. Quella ancora. L'aglio della banana. Questa è con le banane, hai visto? E caramello. Adesso che è ancora caldo, stacchiamo il nostro foglio. Spostati un pelo. Lo buttiamo. E la nostra torta è pronta. È pronta. Possiamo aspettare un attimo che intiepidisca e ce la andiamo a mangiare. Torta alle banane, pronta per essere mangiata. Una buona merenda. Buona merenda.